Mentre stavo... mi stavo accomodando con l'ospite che adesso vado a presentarvi, le persone con le quali mi onoro di lavorare mi hanno infilato un biglietto in mano dicendo: guarda che il nostro ospite è stato omaggiato da alcuni versi del ministro Sandro Bondi, e i versi sono i seguenti: suburra d'incenso, marionetta della vita, antica eruzione, maschera irriverente. Tutti questi sono i versi che il ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi ha dedicato a Checco Zalone. Grazie. Buonasera. Ciao, la sette, ciao. Beh, direi... sì. Certo, fa piacere anche in questo momento che per me è difficile, un momento di amarezza, perché io non ti nascondo che pensavo di trovarmi Enrico Mentana di fronte stasera. Invece purtroppo, stai comunque, la facciamo, intervista, sì, veloce che tardi. Se vuole metterla così fin dall'inizio, caro Zalone, io dico che lei... allora, siccome Zalone c'ha in promozione un film, è l'unico motivo per cui ha accettato l'invito. Adesso dice Mentana, cioè, se no a lui di venire in questa trasmissione non gli passava manco pacapo. Ma non dire così, è no, bugia. È bugia? Ma quando esce, no, il film? Il 27 di ma guarda, il novembre. Novembre, quindi fra una settimana. Fra una settimana, ma non stiamo a parlare del, no, film, che palle, basta questo film. Come si intitola? Cado dalle nubi, esce il 27 novembre, lo produce Valsecchi. Sì. E... esce in tutte le sale e lo distribuisce la Medusa. E che storia è? È una storia, è un film comico. Aspetti, questo lo faccio giudicare ai telespettatori. È un film, poi film. Vuole essere comico, poi se ridono sono... se non ridono, già mi stanno di palco. È un film, una commedia che narra la vicenda di questo giovane cantante che poi arriverà al successo. L'unica cosa che tengo a dire, poi ti giuro non parliamo più del film, è che lo possono vedere tutti, con le con i bambini, famiglie con bambini. Non ci sono parolacce? Non ci sono, c'è una sola parolaccia che è ricchione, ma ormai non è ma più non è una parolaccia. Beh, diciamo, non è una parola gentile, ma non è una l'unica parolaccia del film, poi lo possono vedere tutte le famiglie. Va bene, lei non ha portato una clip da far vedere? Sì. Ecco, giusto. Giusto perché non voleva parlare del film. Allora vediamola, così ci togliamo il pensiero. Vediamo, grazie Licidra. Ma cosa vuoi da me? Senti che caffè? Io come mi sveglio la mattina, penso ad Angelo. Io ho fatto la scelta di cantare. Ma no, se vuoi fare il cantante, te devi andare. Vai da tuo cugino, a Milano. Non voglio che mio cugino sa della nostra storia. Ancora i pregiudizi su queste cose? Ma che cos'è un troglodita tuo cugino? Com'è andato il viaggio? Non va a capitare un ricchione proprio nel mio scompartimento. Oh, ciao, Pietro. Ciao. Scusa, stavo facendo lezioni, senti. Senti, ma no, io ti devo chiedere una cosa che nella vita non potevo mai pensare di dover chiedere a una persona. Senti, guarda, ti fermo subito. Se sei venuto qui per parlare di Alfredo, perdi il tuo tempo. No, non sei venuto qua per parlare di Alfredo. E di cosa mi devi parlare? E di cosa ti devo parlare? La ginnastica. Io ho bisogno di fare la ginnastica. Io non ho mai fatto ginnastica. E quindi? E quindi è tu che fai il... il personal trainer. Oh, mi dai una mano? Sì, sì, tranquillo, vieni in palestra quando vuoi, ti faccio la scheda. Oh, grazie. Ma figurati. Oh, poi com'è andata a finire con mio cugino? È una storia finita. Finita. Oh, giù. L'importante è che siete felici, però. Bravo. Tutti hanno diritto alla felicità. Oh. Tutti. Perché vedi, può capitare in questi casi che uno si butta nelle braccia. Perché lui è stato fortunato che ha trovato questo ragazzo che lo vuole bene. Però uno può anche, sai, buttarsi nelle braccia del primo che capita. No, sbagliato. Allora, lui è fortunato che ha trovato questo ragazzo qua. È tardi. Oh, mi fai sapere di quel fatto? Per cosa? Non per cosa. La ginnastica. Ah, sì, sì, sì. Posso contare? Conta, conta. Ciao. Ciao, ciao. 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 Complimenti, eh? Vedo che non hai perso tempo. Funzionano come le FM. Magari questa storia andava già avanti da un po'. Sei veramente uno stronzo. Fabio Troiano e Gino Brescia. Mi fa piacere che avete mandato questa clip, che è l'unico momento serio del film. Ma non so chi l'abbia scelta, penso. Infatti, che arrivi direttamente. Licenziatelo. Perché... ah, ecco, non lo so. Sarà stato Giovanni Filippetto, sì, o Lucio Palazzo, non so. No. Beh, qualcuno l'ha fatto. Vabbè, ma scusi,
C'è anche una storia, era giusto? Sì, c'è, no, ma a parte gli scherzi mi fa piacere perché, come avete visto dalle clip, c'è l'evoluzione di questo personaggio che all'inizio è omofobo, poi addirittura è il fautore della pace tra questa coppia gay che si separa. Quindi, vabbè, lei non è nella vita omofobo? No, non sono, io recito la parte dell'omofobo. Beh, ogni tanto sì. Cioè? No, come in tutte le cose mi danno fastidio gli eccessi. Gli eccessi. Spesso adesso si vive questo periodo di omofobia, quindi è giusto fare la promozione all'omo. Qual è il contrario di fobia? All'omomania. Però c'è anche una certa ostentazione della femminilità che delle volte può. Lei dice? Urtare. Lei trova? Delle volte sì. Tipo? Fa l'altra domanda, poi ti rispondo. Non mi ha detto come ha accolto i versi del ministro Bondi? Fammeli leggere. Su burra d'incenso. Ma chi è il ministro Bondi, innanzitutto? Ministro delle attività culturali? Ah. Beh. Marionetta della vita. Lui a me. Vabbè, comunque. Antica eruzione. Sì. Poi? Maschera irriverente. Allora, guarda, leggendo questa quartina mi viene da pensare quanti quartini si era fatto prima di... Comunque, grazie al ministro Bondi. Senta, vedo che casualmente lei ha una chitarra al fianco. Sì. Veramente? Sì, e non so come mai. Come è capitato? Sarà sempre lo stesso che ha selezionato il trailer del film che non le è piaciuto. Perché lei è versatile, lei... Certo, io suono la chitarra, il pianoforte. Sì. Cominciamo alla chitarra, come mai si è portato dietro la chitarra? Così, perché vado nelle trasmissioni, mi chiedono di cantare, io pur di fare promozione al film, diciamo, di mio malgrado sono così. E che cosa avrebbe preparato? No, tu che cosa vuoi che ti... No, io si figuri. No, io sono un suo fan e quindi ho visto delle cose del suo repertorio che mi sono piaciute, però non so se si può chiedere a un artista di replicare cose che magari stucchevoli, non ha voglia di fare, cioè, però... Penso ad esempio ai Negramaro che lei ha omaggiato del famoso... Non era quello, eh? Mi sì, ho fatto un pezzo che si chiama Lupollo cusuto un culo. Ah, ecco, ma ringrazio di avermi corretto nella mia volgarità, invece lei... Cioè, se devi essere volgare, devi essere volgare. Volgare te. Fino in fondo. Come fa? Niente, voglio fare un po' il backstage della canzone. Prego. La canzone l'ho attribuita ai Negramaro, in realtà è mia. Mi è venuta in mente quando ho visto mia zia preparare Lupollo cusuto un culo. È un pollo, diciamo, che viene sventrato dalla parte retrostante, che è appunto l'uculu, e viene privato delle interiora, che vengono cucinate a parte e poi reinserite sempre dallo stesso interstizio all'interno del pollo. Che ora stiamo andando fino lì, diciamo, vabbè, si può accettare. Quando ho visto che mia zia ci ha messo il peperoncino puro, è disumano. Bisogna dedicare una canzone a Lupollo. Prego. Ma si sente la chitarra? Si sente la chitarra? Credo di sì. La deve sentire il cantante poi. E quindi, essendo questo prodotto salentino, ho pensato di attribuirla al salentino per eccellenza, che è Giuliano dei Negramaro. Dei Negramaro, prego. Sapessi trovare le parole, potessi spezzarti una mano, mentre mi apri, mi avvolgi, mi ardi, mi ardi, mi agi un cazzo meglio. Potessi spiccare in un volo, come farebbe un rapace, strazia, mi strizza, mi strozza, mi strampa, mi struzzo, lo sai che ti piace. Ma dimmi che senso può avere trovare un sottile, crudele piacere. Non senti il mio corpo vibrante e leva sta cazzo di mano piccante. Lu peperoncino da Zulu ci pizzica in bocca lu mulu. Tu pensa che invece lu pollo se lu piglia in già lu culo. Lu peperoncino e va avanti così. Poi la finisco qui che poi dico. Grazie, grazie. E allora Clemente Mimun. Si va avanti con questo. Ma io pensi, volevo essere gentile nei suoi confronti, ma vedo che... Per farmi sentire più a mio agio. No, nel senso che io so che lei è anche alla ricerca anche di nuove dimensioni artistiche, nel senso di allargare il panorama del suo repertorio. Se dobbiamo allargare anche le quelle dimensioni. Vai avanti. Ampliando verso nuovi cantanti italiani, però rivisitati
in chiave classica, diciamo così, un incrocio all'ombra di Mozart, Brahms, Beethoven. Così mi è stato detto, non so se... Sì, potrebbe essere vero. In realtà io ho attribuito questo modo di fare al più grande pianista di tutti i secoli, che dobbiamo fare di Mozart, di me, che è il tuo caro Giovanni Allevi. L'ho attribuito a lui, ma non mi va di farlo. Dai. No, vabbè, guardi, io non so se lei lo sa. Fallo. Se fa tutto da solo, non lo fa, lo deve fare. No, allora facciamo così. Giovanni Allevi intanto è venuto in questo studio e quando è venuto... Noi gli abbiamo fatto vedere un contributo di lei a Sanremo che lo aveva imitato al pianoforte. Adesso se lei vuole, però siccome vedo che sta sudando, se vuole si può ritoccare un attimo il sudore dalla fronte, io faccio vedere il suo contributo di lei e faccio vedere come ha reagito Giovanni Allevi quando è venuto da noi. Guarda, non ho capito un cazzo. Comunque... Però va benissimo. Vediamo il contributo, grazie. Grazie. Non mi sono divertito solo io, no, Allevi? Devo dire che sono veramente io quello lì. Bene, questo Allevi divertito dell'imitazione di Zalone, il quale dovrebbe rientrare in studio perché... Giovanni Allevi! Allevi? Grazie Lilli Gruber. Ho mangiato. So che le è piaciuto Checco Zalone, allora. È bravissimo. Mi ha preso un po' per il culo, ma... So che molti suoi fan sui blog, su internet, si erano lamentati di questa rappresentazione, diciamo così, provocatoria di questo comico pugliese. No, va bene così. So io che sono scemo. La tagliamo. No, ma che la tagliamo? Non si può tagliare. Allevi, mi scusi l'artista. Lei sa che qui ha un fan, anche Zalone è un fan. Prego, dove sta andando? No, faccia come se fosse a casa sua, Zalone, Allevi. Insomma, vada. Farò un pezzo di Gigi Van Beethoven. Ecco, Gigi Van Beethoven? Visto che tecnica? Sì, basta. Dove preferisce stare? Noi dobbiamo trovare un centro di gravità permanente, o là o qua, oppure qua o là. Non lo so, Vigorelli, dove vuoi tu? Io dove preferirebbe stare? Siamo al piano. Siamo al piano. Allora, questo è, diciamo così, un Gigi D'Alessio rivisitato... In chiave, diciamo, Allevi. Ecco, ma come... Adesso posso fare una domanda, solo una domanda... Al Checco Zalone uomo.
Come nascono le... Quando è che sceglie l'oggetto di una parodia? Perché di allora, questo quando il soggetto della parodia io lo scelgo in base chiaramente alla popolarità che riscuote. Quindi questo per dire che quando io prendo di mira una persona in realtà nutro della stima nei confronti della persona che prende in giro e ne deve essere, secondo me, fiero. No, perché so io, chiunque prende in giro l'oggetto della presa... Ma non so manchi che sto dicendo. Beh, non dica niente, va bene. No, però cioè, prezzo... magari, a Levi mi piace. No, ecco, perfetto. E lei pensa che anche Giusy Ferreri abbia apprezzato la sua parodia? Sì, sì, Giusy Ferreri, penso sì. Tant'è che l'abbiamo fatta poi insieme. Ma non mi far fare, non me la ricordo più, Giusy Ferreri. Sicuro? No, ti giuro. Ah, vabbè, no, ma io non insisto, no, perché sto pensando alla galleria dei personaggi che c'è stato. Giusy Ferreri, Mazzolata. Sì. Giovanotti... Maffolato. Maffolato. Eros Ramazzotti. No, ma questo poi... non me lo ricordo io. Sì, sì, ho fatto una... se lo ricordate, un accordo della canzone. Ma diciamo, io ho preso un po' tutta la poetica di Eros Ramazzotti, che è questo amore viscerale per Michel. Michelle. Ma non stanno più insieme, però. Secondo lui, sì. Secondo Che lui continua. E ho fatto questa canzone qui che ho intitolato, essendo una canzone dedicata a Michel, l'ho intitolata L'ultimo quarto. Sì. Che uno potrebbe pensare alla luna, in realtà è perché Michel si è rotto tre quarti coglioni delle canzoni che fa. E come faceva vagamente? No, ma lei quando io le faccio delle richieste stravaganti, me lo dica pure, eh? Sì, 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 questa per esempio è stravagante, però ormai la faccio. Innanzitutto bisogna accordare la voce per fare Ramazzotti. Amo te, solo te, perché con te. Andiamo avanti così per... è finita, finisce, no, poi... Poi mi... Da. Allora, Giusy Ferreri non se l'è presa perché l'avete fatta insieme. No, ma che se l'è presa? No, appunto, è stata contenta. Le è capitato di duettare con altri... Mi è capitato il grande, oserei definire Giovanotti, mi è capitato la grande Laura Pausini. Che avete fatto con la Pausini? Non mi ricordo manco più che avevo... Non dica niente. Poi? Poi mi è capitato di duettare... No, basta. Ma non c'è mai... Gli Zero Assoluto, sì. Arisia, insomma, mi manca Sting. Sì, adesso la prego di mettere un argine, io capisco. Ma nessuno mai le ha fatto arrivare un messaggio, oppure ufficialmente le hanno sorriso e poi ha saputo invece dietro le spalle che qualcuno si è storto, se non loro, le mogli o i mariti, le figlie o i figli. Ma nell'ambiente dei musicisti la cosa un po', spero non sia vera perché mi ha fatto un po' amareggiare perché io sono un fan suo sfegatato, Carmen Consoli, può darsi che non è vero perché poi perché? Le voci dico... Che canzone ho scritto pure questa canzone di Carmen Consoli che... Te la faccio? Cioè, guardi, con quello che ci costa noleggiare il pianoforte dovrebbe... Grazie. Ma io sto gratis, quindi abbiamo recuperato. Ma noi abbiamo fatto vedere la clip. Un attimo, entro nel personaggio. Sì. Fatto. Mi ricordo quando mia madre mi costringeva a ingerire quell'orribile sostanza dalle proprietà organolettiche considerevoli. Era olio di fegato di merluzzo e non mi si filava nessun ragazzo. Grazie al cazzo davo di merluzzo ed ero confusa e infelice e laido atroce. Milazzo e poi continua, grazie. Grazie.
quando ho sentito parlare di Checco Zalone è stato in occasione di una canzone da tifoso, diciamo così, che era Siamo una squadra fortissimi. Ah, no, che non le chiedo, no, di farlo. No, ti spiego, c'è stato. No. Ma io non. Ma, signora, viene allora a teatro e paga il biglietto. No, a parte gli scherzi. Allora facciamolo, andiamo a risederci lì, sì. Prego. No, mi sto macchiando del peccato di eccesso di presenzialismo in TV. È un tuo esimio collega. Chi? Massimo Berardini, che la gente dirà chi cazzo è. È un giornalista. Sì. Che mi ha chiamato oggi, abbiamo registrato questa trasmissione e mi ha fatto notare, mi ha detto sì, sei bravo, però stai andando troppo in televisione. Allora non vorrei ripetermi nelle cose. Io l'ascolto rapito, quindi lei dica quello che vuole. No, ma l'ha fatto notare. No, io non volevo, guardi. E lui pensava che io vado in televisione per fare la promozione a questo film, Caldo dalle nubi, che esce il 27. Ma questi giornalisti proprio. Pensi che io sono così? Ma no. Allora, io non volevo farle eseguire o accennare quella canzone, però riflette una sua passione, una passione vera. Lei è tifoso di calcio? Ma non eccessivamente. Io sono, sì, seguo il Bari perché vengo da Bari, quindi sta andando bene il Bari. No, io le chiedevo, siccome si è parlato di calcio, adesso a parte l'ultimo episodio del gol di mano dei francesi con cui gli irlandesi sono stati mandati, il gol di mano, diciamo, l'aiuto al gol di mano, no, ma c'è in ballo la questione nazionale. Lippi, Cassano, che per voi pugliesi Cassano rappresenta, ma pare che in nazionale non abbia un grande futuro. Non lo so, perché? Perché? Te lo chiedo io a te. Cosa? Perché non viene? Perché non viene? Non lo so, lei che idea si è fatto, perché? Ma che ne so, guardi, io manco lo conosco Cassano. Gli sto facendo una pubblicità ogni trasmissione che va a Cassano in nazionale. A un certo punto dico, ma che me ne frega a me di Cassano? Vabbè, no, allora, scusi, non mi ha fatto una telefonata Cassano. Ho capito, ma a parte del suo film, di qualcuno dovremmo parlare, di qualcosa dovremmo dire. Vabbè, se ti preparavi però. No, sì, guardi qua, c'è una lista di domande, però non vorrei poi rievocare, perché poi lei mi dice, sì, ma l'ho già fatta un anno fa, l'ho fatta 5 mesi fa, l'ha fatta ieri, l'ha fatta la taranta del centrodestra. La taranta del centrodestra. Io voglio solo sapere, lei perché. La vuole fare o non la vuole, però la deve depurare. Facciamo un backstage però della canzone per renderla diversa. No, però senza parolacce. No, senza la canzone, proprio non la faccio più. No, glielo dico, vabbè che è passata mezzanotte, però perché ci sono state delle polemiche intorno a questa canzone. Una addirittura ha fatto un'interrogazione parlamentare sul fatto. In realtà la canzone non vuole prendere in giro il mondo, diciamo, del centro di destra, ma del centro di sinistra. Io l'ho scritta sempre nel Salento, che è una terra che in realtà io amo, pur essendo barese, perché è bellissima, quando ho assistito a un concerto di musica popolare salentina, che questa pizzica, che non so se la conoscete, ha questo che è bellissima, energica, vigorosa, 5 minuti, dopodiché ti abbotta il sistema, fino a non poterne più. E allora, come diciamo risposta, siccome la gente che apprezza questa musica è tutta gente, questi fricchettoni di sinistra che vanno e ballano, io mi sono messo a gridare in quell'occasione, a inneggiare a Berlusconi e al centrodestra, ma solo per ripicca nei confronti di questa gente qui. Sì. Volume, maestro. Volume, grazie alla chitarra di Zalone. Ma chi l'ha detto? Traduci, chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Che la musica popolare. Che la musica popolare. L'ho detto in italiano. Ah, allora. Un attimo. Che la musica popolare è solo di sinistra. Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra, arriva la tarantella del centrodestra. Bravo. Evviva Berlusconi, è un capitalismo, le società per azioni, evviva lo consumismo, evviva pure Maroni, è un federalismo, evviva la Carfagna, evviva la Fregna. L'hai curata. E poi ci sono tutti i nomi. Sì. Evviva Tremonti che sa fare bene i conti.
Zalone. E Mattioli che sa fare le strade. Zalone. Zalone. E viva la Russa che sa Zalone. Fare la difesa. Zalone. E la Zalone. Che Zalone. Sa... Zalone. No. No, non mi permette. Gag che già non voglio. No, e poi l'ha già fatto, e poi ha avuto l'interrogazione parlamentare. Sì, sì. Dall'onorevole Bocchino. Che Dai, siamo. È una battuta! Mi scuso e prendo le distanze sia dall'uomo che dal gesto. Che dal comico. Che dal comico. Però non credo che si siano arrabbiati, perché ho visto... No, ma no, sì, ma è solo per la rima baciata, che è completamente stupida, quasi un gioco. Però funziona. No, ma lasci perdere, questo lo lasci dire. E io vorrei vedere se poi lei aprisse la televisione e ci fosse uno. Che Cozzalone, che è un gran... lei che direbbe? Che Cozzalone? No. Io sono sportivo. Quindi? Che si chiama Gelmin, che vuoi? No! Vabbè, facciamo una cosa, va. Zalone. Allora, come vede io ho ampie altre domande che le posso fare. Ancora? Lei prende una salutare pausa di riflessione, perché prima che ci infiliamo in dei grovi... Perché mi guarda così? No, ho capito che lei dice, ma lo spot l'abbiamo fatto, a questo punto okay, me ne posso andare. No, lei devo deve stare, rimanere devo qui, stare. Perché io adesso vede, guardi quanti secondi mancano. No, li vede là, alla chiamata 17, della pubblicità. 16 secondi, lasci perdere. Noi adesso andiamo in pubblicità, lei si rifocilla un attimo, 2 o 3 minuti torniamo e ci fa questo pezzo di questa canzone inedita, almeno un regalo inedito al pubblico della 7. Lo deve fare, che deve fare? Non si è preparato? No, non mi sono preparato niente. È venuto solo per una marchettaccia. Sì. Sì, bene, buona sapersi. Pubblicità, grazie. Siamo agli sgoccioli di questa lunga serata che ci ha riservato non poche sorprese. Sono ancora in compagnia di Checco Zalone. Al secolo, nome e cognome? Luca Medici, ma non... Ma preferisce non ricordarlo. Adesso noi abbiamo scherzato nella parte precedente, prima della pubblicità, il film che invece mi ha fatto piacere comunque, come dire, contribuire al lancio, tanto più che poi è fra una settimana, quindi speriamo che se lo ricordino che è uscito, ma se lo ricorderanno. Adesso io volevo fare una chiusura un po' edulcorata, diciamo. Ma sì, diciamo così, anche più intimista. Cioè, ho detto un sacco di porcate prima che sono le 2 di notte. No, le 2 di notte no, però siccome siamo alla fine della trasmissione, se lei potesse, come Luca, come Checco, come le pare, regalarci un'ultima, ma una cosa sentimentale, non parolare, cose eccetera, che quelle... Sì. Ce la sente? Mentre... Una cosa al pianoforte? Cioè, veramente, posso suonare senza fare lo scemo? Lei può fare quello che vuole, prego. Io tanto siamo in chiusura, stiamo già andando i titoli di coda, quindi... Stiamo andando i titoli. Cosa vuole dire? Guardi. Faccia finale. Sì, faccia finale, tanto io ricordo gli appuntamenti che... Dai, lo accenni un po' come se fossimo al piano bar, diciamo. Fa molto Mazzullo questa cosa. Sì, ma questo lo dice lei, però. Si faccia una domanda e si dia una risposta, allora, se vuole. Che sto a fare qua? Ah, ecco, ecco. Tra tutte le domande che si poteva fare... Comunque, insomma, io parlo in camera adesso, Zalone. È stata una lunga serata, iniziata con Paolo Brosio, continuata con Flavio Insinna, abbiamo visto Raff, abbiamo visto Giulio Cavalli, abbiamo visto il dibattito con Aldo Cazzullo, Giovanni Valentini, Oscar Giannino, Piero Sansonetti, e alla fine ci siamo regalati questa veramente parte finale di trasmissione per il sorriso, le risate un po' grevi qualche volta, comunque sempre... No, ma lei non deve parlare, ho detto che devo fare il finale, ma mi sa... E adesso, proprio perché siamo in chiusura, Checco Zalone ci regala un accenno. Veramente è già finito la canzone. Ah, è finito. Ah no, era solo l'atmosfera da piano bar. Continuo finché non scatta l'applauso, perché dove... Grazie a Checco Zalone. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi. Ricordate il film in uscita il 27, Cado dalle nubi. Cado dalle nubi al cinema. Subito dopo di noi Senza Titoli. Arrivederci e a venerdì prossimo. Grazie. Grazie.